Buongiorno, siamo qui per la Gazzetta Meridionale Tu per Tu oggi con Mimmo Di Paola, candidato a sindaco di Bari. Buongiorno, Buongiorno a tutti. Senta, oggi si è tenuto un evento, ne vogliamo un po' parlare? E oggi abbiamo presentato un rap il rapporto Bari 2014 che è una, come dire, una fotografia eh, di grande qualità e spessore scientifico, quindi di eh, grande obiettività sullo stato della società e dell'economia della nostra città. E anche sull'opinione dei nostri cittadini di quanto eh, l'amministrazione attuale, l'amministrazione uscente abbia fatto per fronteggiare quelli che sono gli elementi di maggiore preoccupazione della popolazione anche in relazione ai suoi doveri e compiti istituzionali. Eh, abbiamo voluto fare questo perché non tanto e non solo per evidenziare lo stato assolutamente deficitario di questa amministrazione rispetto ai bisogni e alle aspettative della città quanto per eh, lanciare una sfida cavalleresca ovviamente a tutti i candidati sindaci a partire da una base condivisa che ovviamente potrà anche non essere la nostra, quella che abbiamo presentato, ma dovrà essere condivisa su un piano di qualità e di concretezza come quella che abbiamo presentato, perché non possiamo parlare di ciò che vogliamo costruire nel futuro senza conoscere esattamente il terreno su cui questa costruzione dovrà essere realizzata. Bene, vogliamo presentare eh, il personaggio che ha presentato oggi eh, questa, questo stato di salute. Carlo Buttaroni è presidente di Tecne Italia, è una società che lui stesso adesso brevemente magari eh, tratteggerà e magari vi dirà anche più nel dettaglio qualcosa riguardo ai dati che sono stati raccolti. Benissimo, allora lo stato di salute di questa città. È una città che soffre in questo momento, in cui, eh, da cui dall'indagine che abbiamo fatto emergono dei, eh, del, delle aree di forte, forte disagio e di grande difficoltà economica. Eh, in pochi anni Bari ha perso valore economico, è sceso la scala della, eh, sociale, eh, si aprono. Delle aree di grande povertà e di grande sofferenza. Un quadro decisamente negativo che la crisi spiega soltanto in parte. Si sta spegnendo come città, insomma. È una città che vive delle grandi difficoltà e se dovessimo, noi solitamente calcoliamo i cicli di vita dei territori. Eh, se non cambia eh, strada, non cambiano alcuni indirizzi, se alcuni indicatori non cambiano segno, è un ciclo di vita di Bari può essere 10-15 anni. Mm, un quadro sicuramente negativo, mm, dove il clima di fiducia è un clima fortemente deteriorato, cioè paura nei confronti del futuro, una città è un una comunità che vive con la paura del futuro è una città che ha difficoltà a investire su se stessa. Quali sono le, 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 le soluzioni? Cioè, qual è il modo migliore per affrontare questa situazione? Ecco, da quello che abbiamo raccontato fino adesso sembrerebbe una città quasi che non ha speranza, ma non è così. Eh... Se lo auguriamo? Non è assolutamente così perché ha intanto delle infrastrutture naturali che la rendono un territorio straordinario, la sua collocazione geografica, il eh, suo essere porta verso quelle economie emergenti che rappresentano dei mercati straordinari. Certo, è una città su cui bisogna investire, investire con dei progetti che siano solidi, realistici e capaci di attrarre altri investimenti. E poi c'è un capitale sociale straordinario, cioè una città che è capace di restare unita anche in un momento di grande difficoltà come quello attuale. Su queste basi Bari può veramente ripartire e rivedere il futuro come un territorio da conquistare però deve cambiare completamente indirizzo e che non ci sia l'alibi della crisi, perché l'alibi della crisi è stato usato da troppi e troppe volte. L'Italia è un paese e Bari è in questo eh, caso anche un esempio fin troppo evidente di come un mal governo dello sviluppo porti ad avere un'economia eh, fragile, talmente fragile che sì, sui cittadini si riflette in paura di diventare poveri. Che ormai raccoglie quasi nove baresi su dieci. Ecco, io vorrei chiedere adesso a, a Mimmo Di Paola che cosa vuol dire per lei voltare pagina. Voltare pagina mh, intanto vuol dire eh, far cambiare l'atteggiamento rispetto al futuro dei miei concittadini. Questa, questa cosa è una cosa che richiede innanzitutto l'avvio di una nuova politica basata sul merito, basata sul valore delle persone, sull'uguaglianza di tutti rispetto alle occasioni di poter progredire, di poter trovare un lavoro, di poter fare impresa. La nostra città oggi vive una sensazione questa facilmente riscontrabile che è stata nella nostra città praticata una politica dell'appartenenza, non una politica del merito, per cui eh, la convinzione più diffusa è che un posto di lavoro non si possa ottenere se non eh, si ha un santo in paradiso, che non eh, si possa fare impresa, non si possa sviluppare qualcosa se non si trovano determinate strade. Io voglio cambiare pagina in questo senso, cioè cambiare questa sensazione profonda che evidentemente deriva da fatti oggettivi dei nostri concittadini. Dopodiché abbiamo la necessità di dare subito un segnale di cambiamento di tendenza. Ovviamente questo segnale e questo cambiamento non sarà radicale, il cambiamento avrà bisogno di tempo, ma riempire Bari di forestieri, come una volta eh, succedeva, eh, i forestieri di una provincia che oggi è diventata quantomeno l'Europa, se non addirittura il mondo, perché i forestieri che arrivano a Bari producono commercio, economia. E che produce altra economia, questa è una cosa che io ritengo possa farsi abbastanza velocemente perché gli indici che noi abbiamo sulle presenze nella nostra città sono talmente bassi che non dovrebbe essere difficile con una solida e qualificata politica territoriale di poter migliorare sensibilmente con un risvolto positivo su tutte le attività economiche e sociali della città. Quindi eh, una, bisogna rivoluzionare un po' la situazione. Io volevo chiederle adesso, mh, che cosa l'ha spinta, ingegnere, a, mh, a entrare eh, in, questo, um, in questo tunnel, diciamo, per, perché è una bella responsabilità oggi, Bari? Eh, C'è un illustre giornalista. Mh, che ha scritto un libro a 90 anni eh, L'amore, la sfida, il destino, il senso della vita. Cioè, eh, cosa mi ha spinto? Mi ha spinto il fatto che io sono sempre stato un combattente, sono sempre stato una persona che non ha mai amato. Rimanere nel, nei vari porti sicuri che si è nella vita, via via, creato. Prima ho fondato un'azienda, poi ho risollevato e ho, e ho portato ai vertici europei gli aeroporti della nostra regione. Evidentemente non mi bastava ancora questo, e in un momento in cui percepivo la difficoltà di vivere, devo dire, bene perché non mi mancava nulla, in una città però piena di problemi, dove bastava uscire di casa per percepire una sensazione di disagio, che mi ha spinto a intraprendere questa strada perché, ricordo, la caratteristica della mia candidatura è che io sono una persona che... Diciamo, in questo senso sono una persona completamente nuova, cioè non ho mai fatto politica, non ho mai ricoperto incarichi diciamo, di tipo politico e forse in questo momento per dare una maglia, una nuova maglia a tutta la città, a tutta la cittadinanza, per riunirci intorno a dei valori condivisi e ad obiettivi che non hanno colore politico, ci voleva una persona non politica e nuova della politica, magari con un solido curriculum alle spalle. Eh, questo è il senso della mia partecipazione con una forte determinazione a vincere per cambiare la realtà, ma naturalmente solo se la mia città recepirà il mio messaggio e mi vorrà in questo ruolo. Bene, adesso parliamo di lei. Eh, vorrei presentare un po' la, la sua storia, in breve ovviamente. Ah, io mi sono laureato in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, eh, dove mio padre, che era eh, è stato sigillo d'oro del Politecnico di Bari, mi aveva mandato a studiare perché non voleva che io eh, apparissi raccomandato qui, quindi mi, aveva, mi ha esiliato a Milano. Mi sono laureato quando ero già sposato e avevo un bambino e appena laureato ho fondato un'azienda che ancora oggi esiste da lavoro a 400 dipendenti che è la Swim Service, che è stata come dire, una grande e bella storia per me e per tutti i miei dipendenti. Io eh, non appartengo, ho cominciato da sotto zero, eh, ho, ho, ho diciamo, prelevato questa azienda che era in stato di fallimento e l'ho portata ai vertici europei dell'Information inform, dell Technology. E nello stesso quindi io ho creato lavoro, ho creato ricchezza e l'ho ridistribuita. Tra i miei dipendenti, l'ho condivisa con loro. E poi sono stato chiamato a dirigere, a risollevare gli aeroporti della nostra regione, cosa che mi ha impegnato per ben 12 anni in maniera molto dura, ma dandomi anche lì come dire, la grande soddisfazione di poter sapere nel, mio, nel profondo del mio animo che avevo fatto qualcosa di utile e apprezzato dai miei concittadini questa diciamo è la mia carriera. E è soddisfatto, vedo che c'è della grande soddisfazione nei suoi occhi, nel suo modo di, di esprimersi. Beh, sono stato fortunato nella mia vita e il mio sogno è che di creare le condizioni perché tanti giovani, eh, quale io ero a 25 anni quando ho iniziato il mio percorso, possano avere, pur tra mille difficoltà, io le ho sperimentate tutte, devo dire, eh, possano avere l'opportunità di crescere, di progredire, di raggiungere... Quei traguardi che a molti di loro oggi sembrano impossibili. Quanti figli ha? Io ho due figli grandi, sono anche, diciamo, anche due nipotine, e poi ho una bambina più piccola di dieci anni. Ma i suoi figli hanno, hanno trovato le, delle difficoltà? Lei ha riscontrato che questi giovani hanno, hanno avuto delle difficoltà maggiori ecco, rispetto ai tempi precedenti? Beh, devo dire la verità. Eh, ovviamente i miei figli hanno avuto probabilmente delle opportunità che tanti altri ragazzi eh, non hanno, eh, anche perché io ho investito sempre molto diciamo, sul loro studio, sul loro lavoro. Eh, però eh, le difficoltà le, le ho create io, perché non ho assolutamente voluto che loro potessero, come dire navigare in acque tranquille, eh, stando vicino a me nell'impresa, in una realtà quale la mia città e la mia regione, dove io avevo anche una visibilità e un potere che rischiava di eh, ammorbidirli troppo. Quindi sono, entrambi lavorano fuori, sono lontani da Bari, anche se eh, avendone la possibilità, soprattutto diciamo, con questi collegamenti... A basso costo, diciamo dei voli a basso costo eh, possono godersi le parti più belle della loro città senza essere condannati come dire, a rimanere per forza rinchiuse tra queste mura. Torniamo alla politica. Che cosa pensa di questa politica? Ma io veramente non esprimo giudizi, eh, diciamo, su mondi nei quali io non mi sono misurato. Uh, si dà un uh, giudizio della politica che è un giudizio comodamente e, e generalmente negativo, io non, non sono di questo parere, la politica è lo specchio della, uh, della società, uh, la politica è applicata e diciamo, praticata dagli uomini, ma la parola politica è una parola importante, stamattina uh, parlando con l'arcivescovo di Bari, eh, lui mi ha dato una bellissima definizione della politica, cioè la politica è una delle forme più alte di carità. E la politica, come ricerca del bene comune, non si può eh, demonizzare, demolire questa parola e tutto ciò che comprende solo perché, come in tutte le cose umane, magari qualche attore della politica non sia proprio quel, quello che noi vorremmo, o anche se c'è una diciamo deriva una frammentazione, ma dobbiamo sempre chiederci questo da dove provenga la politica. Grazie a Dio oggi nel nostro paese non è una politica che qualcuno prescrive dall'alto, c'è cioè una politica dove noi tutti quanti andiamo spesso e volentieri a votare e a rivotare, quindi voglio dire è comunque uno specchio del nostro paese di cui se ci sono degli aspetti che non piacciono, che sia il paese e la gente che se ne faccia carico. È facile criticare la politica che poi è espressa sempre da noi. Bene, lei è ottimista? Io sono, io sono un ottimista ben informato, quindi sono un pessimista. In che senso? Io sono un ottimista, però voglio dire i dati sono quelli che sono: nel senso che eh, a un certo punto mi rendo conto che l'ottimismo così fine a se stesso serve a poco e Preferisco essere sempre pessimista nel senso che eh, avere ben presente le difficoltà che devo affrontare. Benissimo, allora chiudiamo qui, eh, ringraziamo l'ingegnere di Paola e noi ci vediamo alla prossima intervista, intervista Tu per Tu per la Gazzetta Meridionale. Ciao.